Marmellate e confetture continuano ad essere nelle preferenze degli italiani, che ne consumano circa 45 milioni di chilo l'anno, un dato in crescita per un valore di 265 milioni di euro. Si registra nel settore una propensione alle cosiddette specialità, alle confetture dietetiche e biologiche e alle nuove linee dedicate alle referenze con spiccate proprietà nutrizionali. Colazioni, merende e spuntine trovano l'appeal di chi varia la propria alimentazione preferendo tanta frutta, produzione che Orogel garantisce attraverso la propria filiera. Come Orogel fresco ritiriamo diverso prodotto biologico, ci sono anche certificazioni che riguardano l'IGP e sono gestite tramite Orogel fresco. Nel mondo delle pere IGP abbiamo una grossa fetta delle pere IGP certificate anche biologiche o Global Gap. Le albicocche che vengono ritirate e gestite anche per le confetture, soprattutto quelle bio, che destiniamo sia alla parte commerciale per il fresco sia alla parte destinata alla trasformazione in confetture. Per quanto riguarda le pesche, sono soprattutto prodotto IGP o IGP biologico e anche queste vengono destinate sia per la parte della vendita prodotto fresco sia per le confetture destinate ad Orogel. Finalmente arriva la stagione anche della frutta, le prime sono le albicocche, per noi un gusto fondamentale, infatti è il gusto che facciamo di più, che vendiamo di più, e fa parte della tradizione delle confetture e quindi dal punto di vista delle vendite è il primo ed è il più venduto e per noi è trasversale perché è presente in tutte le nostre gamme di prodotto, dal prodotto retail al prodotto da pasticceria al prodotto per la prima colazione dell'Horeca. In più, in questo momento ci stiamo focalizzando molto sul accoppiare dei tipici prodotti della frutta insieme a curcuma, zenzero, cannella. Stiamo studiando delle ricette nuove, interessanti. Primo fra tutti lo zenzero che si sposa benissimo con gli agrumi. Stiamo studiando ricette che esaltino il sapore degli agrumi e allo stesso tempo diano quel retrogusto eccezionale dello zenzero, che fra l'altro ha delle proprietà digestive, antiossidanti e tante altre. Importanza per noi fondamentale è quella dell'italianità, ma anzi di più della regionalità e delle tipicità di zona. Infatti grande successo hanno avuto i prodotti IGP, la pera eccezionale IGP dell'Emilia Romagna, la pesca della Romagna e adesso stiamo cercando di allargare questo comparto e stiamo cercando dei prodotti sempre IGP per cui valorizzare la tipicità del territorio e esaltare le nostre confetture con questa tipicità che si sposa molto bene con la politica aziendale. Patata e patata, radici e radici tuberose, diversamente ricche di vitamine e minerali, vengono coltivate nei terreni migliori per garantirne le caratteristiche, con grande attenzione al percorso Green Orogel. Ultimamente si sta cercando di inserire anche la patata dolce o batata, a seconda di in quale zona geografica del mondo siamo, che in realtà non è mai scomparsa come coltivazione, ha sempre avuto delle nicchie produttive. Adesso invece il mercato la sta scoprendo, anche perché se ne parla molto per i valori nutrizionali e le proprietà che proprio la batata ha. Allora, innanzitutto bisogna dire che la patata dolce si chiama così, ma non è in realtà una patata. Infatti la patata normale, quella che noi conosciamo, è una solanacea, appartiene alla famiglia delle solanacee. La patata dolce o batata appartiene alla famiglia del convolvacee. La patata normale si semina con un tubero da seme. La patata dolce si pianta tramite talea, cioè una porzione di pianta prelevata dall'anno precedente e poi viene fatta radicare, in cui vengono sviluppate le radici. Le caratteristiche della patata dolce rispetto alla patata comunemente conosciuta sono che
è più ricca di carboidrati e incide meno sull'indice glicemico. Quindi la medicina dice che è molto indicata per chi ha problemi di diabete. Gli accorgimenti necessari per la produzione della patata, innanzitutto è la buona scelta varietale. Le varietà che ormai abbiamo selezionato sono Yelly, Challenge, c'è anche la Jarl, è una varietà da mercato fresco ma che si adatta bene per certe sue caratteristiche anche alla cottura. Diciamo che le varietà ormai è assodato che sono queste. Caratteristiche, sostanzialmente le patate devono essere chiaramente sane, un buon contenuto di sostanza secca, di forma regolare per tutto quello poi che deve essere il processo di sbucciatura, che è di sicuro più facile e veloce. Tutte le varietà che utilizziamo noi sono pasta gialla perché si adattano meglio a tutto il processo di cottura e surgelazione. Normalmente vengono calibrate a seconda del tipo di lavorazione che c'è da fare e in base al calibro che si ottiene. Ogni calibro ha il suo tipo di lavorazione, quindi può essere pezzettoni, può essere spicchi, può essere rondelle, può essere, nel caso del tondello che è il calibro più piccolo, viene lavorato intero senza tagliarlo. È una stagione media, abbiamo zone molto produttive che possono raggiungere anche i 600 quintali ettaro. Abbiamo zone che hanno subito un pochettino allagamenti dalle piogge che ci sono state e questi chiaramente produrranno di meno. Ci sono zone che fino ad oggi erano considerate vocate come il bolognese che cominciano a risentire un pochettino di terreni più stanchi, quindi le produzioni stanno scendendo. La patata è una coltura che va rincalzata due volte e va mantenuta sana fino alla raccolta, altrimenti possono entrare malattie che compromettono la produzione. Il discorso green che sta portando avanti Orogel in tutte le sue colture, noi stiamo cercando di trasmettere ai soci produttori l'importanza fondamentale, nel caso delle patate, dell'irrigazione con la manichetta per un risparmio idrico, per una corretta gestione dell'irrigazione e tutto quanto. In seguito a questo abbiamo la possibilità di intervenire direttamente sulle patate contro quella che sta ormai diventando un'avversità abbastanza grave nella patata, che sono gli elateridi, che sono degli animali terricoli che quando la patata comincia ad avere una certa dimensione cominciano, per mangiare, a forarla, e quello provoca un deprezzamento del prodotto. Quindi noi interveniamo con queste manichette assieme all'irrigazione, dando direttamente sulle patate un antagonista naturale che si chiama Bavaria bassiana. È un microrganismo antagonista che ci sta dando degli ottimi risultati in termini produttivi e di qualità del prodotto. Insalate, minestroni, sughi, zuppe, passati. Il pomodoro originario dell'America Latina è una delle orticole più diffuse al mondo. Per garantirne gli standard qualitativi occorrono i giusti terreni e per certificare un percorso sostenibile le ottimizzazioni tecnologiche come quelle messe in campo dalla filiera Orogel. Ci troviamo nella zona di Savio, un vantaggio che abbiamo noi qui è che in rotazione non c'è mai stato pomodoro e quindi è un grande aiuto per la coltura. Come tutte le colture, la rotazione è fondamentale, noi cerchiamo di inserire il pomodoro diciamo ogni 5 anni. Qui alterniamo terreni di medio impasto con terreni argillosi, terreni sabbiosi, e questo ci facilita anche la pianificazione del pomodoro, dove partiamo all'inizio nella raccolta con dei terreni argillosi e andiamo a settembre con dei terreni abbastanza sciolti, che ci permette di entrare con delle macchine anche quando la stagione lo permette. Il clima cambia continuamente, quindi attenzione alla ricerca di terreni che siano in grado di drenare quando abbiamo un eccesso di acqua, ma nello stesso tempo che siano l'acqua disponibile quando ne hanno bisogno loro. L'andamento climatico quest'anno non ci ha reso affatto facile l'inizio della campagna. Una primavera particolarmente piovosa ci ha rallentato e reso difficoltoso i trapianti. Per nostra fortuna però un discreto raccolto pensiamo di portarlo a casa. Noi è tanti anni che per quello che riguarda l'irrigazione optiamo per il metodo manichetta,
che ci permette di risparmiare notevolmente l'acqua e quindi sicuramente qualcosa per l'ambiente. Noi, in accordo con i tecnici di Orogel, è tanti anni che siamo sostenitori dell'ambiente e quindi un prodotto residuo zero per il consumatore che ce lo chiede e anche per la nostra azienda in quanto è un risparmio su certi, sui prodotti. Anche per i nostri lavoratori che lavorano con noi, sempre rispetto per la salute, rispetto per il consumatore, per tutti quanti. Ecco. Una raccolta, diciamo, nella nostra azienda abbiamo inserito una macchina nuova, presa quest'anno, una macchina anche questa a due cernite automatiche per la salvaguardia del prodotto, quindi consegniamo in origine un prodotto di alta qualità. È tanta soddisfazione vedere magari un sugo dove il pomodoro viene prodotto da noi e speriamo che anche il consumatore capisca l'impegno che ci mettiamo noi in campagna e che apprezzi quello che poi vede trasformato dall'industria. Bianca e dorata, il successo della cipolla nella cucina nazionale è dovuto, oltre ai benefici e alle proprietà nutritive, all'alta versatilità per abbinamento di sapori. Una pianta che cresce con le giuste caratteristiche e solo se ben coltivata. La partenza sicuramente è da varietà adatte alla lavorazione industriale, varietà di pezzatura medio-grosse con poche tuniche, perché se hanno poche tuniche vengono pelate meglio e si pelano anche e si lavorano meglio. E comunque danno una fetta più grossa, una fetta più intatta, diciamo. La cipolla viene seminata a febbraio, la coltura viene seguita dai singoli produttori dopo una accurata scelta degli appezzamenti dei terreni, sui terreni più puliti, i terreni con poco infestante, viene dapprima scavata, poi viene raccolta. La scavatura viene fatta quando la cipolla ha finito il suo ciclo, quando la pianta ha piegato la foglia, diciamo che la foglia comincia anche a essere quasi completamente secca. Se la coda della cipolla non piega da solo, cerchiamo di farla piegare in modo delicato, così l'acqua non entra nel bulbo. Fatta questa operazione, se necessaria, gli si dà qualche giorno, poi la cipolla viene scavata, viene lasciata in andane, a quel punto rimane ad asciugare al sole. Dopodiché c'è una macchina che passa, raccoglie, vengono riempiti i bins e poi dopo, una volta riempiti i bins, scaricati e portati nelle celle di conservazione. La irrigazione della cipolla è importantissima. Da un lato è importante irrigare bene per fare la pezzatura. Dall'altro è importante non esagerare, in particolare negli ultimi stadi, perché se irrighiamo troppo rischiamo di non mantenerla in modo corretto e di dare inizio a dei maciumi. Abbiamo seminato varietà più precoci e varietà più tardive per avere comunque un range di circa un 20 giorni, un mese per la raccolta. Nella nostra azienda produciamo circa sui 8-10 ettari annuali di cipolla. Rotazione minimo bisogna fare dai 4 ai 5 anni per non avere dei problemi di funghi. L'irrigazione è molto importante, molto importante. Non esagerare, perché la cipolla dopo non va bene, prende delle malattie, perché facendo prodotto residuo zero non possiamo trattare. E quindi cerchiamo di irrigare molto quanto irrighiamo, ma lontano, agli periodi molto distaccati. Vicino a noi passa, la nostra azienda passa il canale Emiliano-Romagnolo, utilizziamo l'acqua del canale Emiliano-Romagnolo. I nostri tecnici fanno le analisi abbastanza spesso e non abbiamo mai avuto problemi, l'acqua va bene. La cooperativa, lo dice la parola stessa, cooperazione. E nello stesso tempo, diciamo, tu hai un prodotto, ritiratolo, che dalla tua azienda va in cooperativa, viene lavorato e distribuito ai consumatori. Quindi hai una tracciabilità pienamente del prodotto, non hai problemi di nessun altro tipo e più c'è anche una certezza, diciamo così. Noi siamo orgogliosi di questo, perché noi facciamo un prodotto tracciabile dalla semina alla consumazione, quindi siamo molto orgogliosi di questa cosa.